Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nell'ultimo video assaggio per quanto riguarda il mese di novembre e per quanto riguarda Cibo Zan. Mi raccomando, nel caso in cui vi foste persi il video unboxing e il primo video assaggio, vi dico stoppate un attimo e andate a vedere un attimo quei video. In modo tale da avere una panoramica generale di tutto, specialmente anche del sacchetto, mega sacchetto natalizio. Vi ricordo che fino al 28 novembre, stavo dicendo dicembre, fino al 28 novembre, in occasione del Black Friday ci sarà il 20% di sconto su tutto il sito, quindi vi consiglio di andarci a dare uno sguardo. E poi potranno acquistare anche loro. Esatto. Sì, potete acquistare bellissimamente anche il sacchetto che vi ho mostrato. E vi volevo dire che sapete che io ci collaboro con loro, quindi giù nell'info box troverete un link affiliato. Quindi se volete supportarmi, fate i vostri acquisti tramite il link che trovate giù nell'info box. Detto questo, possiamo iniziare. Possiamo iniziare. Allora, come lo scorso video, ci saranno più cose dolci, quindi sì. Iniziamo dal dolce come è solito fare in questi video. Ok. Allora, iniziamo da questo qui, che per me non è una novità perché ho già provato 2 anni fa nel calendario dell'avvento, se non sbaglio, no, M&M's. C'erano tutti questi prodottini al suo interno e questo era veramente spettacolare. Sì, è proprio lui. Eccolo qua, che se non me lo ricordavo proprio, lo sai, non me lo ricordo mai. Che ci sta dentro? Se non sbaglio, latte. È lui. Non ti piace? Però mi ricorda un po' il Mars. Però mi ricordo solo che non c'è il caramello, che era più bianco all'interno. Ma sono passati 2 anni. Ti piace? No, è buono, però questo fatto che si azzecca. No, mi piace. Però se non sbaglio quello che provo io, perché era la caramellina che lo provai, no, così. Il cioccolato era molto più spesso e dentro, se non sbaglio, era proprio bianco, come se ci fosse proprio il latte. No, e questa è proprio la caratteristica. Però di gusto è buono. Sì, si è meglio. Cioè, niente di particolare. Sei buono. Questi qui, cookies and cream bites, sono tipo dei confettini. Infatti ci sono anche ma non ci sono le uova. Penso che questo sia un marchio bites. Oh, okay. Questo marchio, se non sbaglio, ha fatto uscire anche il gusto Red Velvet. Red Velvet? Sì, c'è anche Red Velvet. Ad esempio, quello è il prossimo. Proprio vaniglia. Un po' assaggio. Assaggiamo. Pensavo fosse croccante. No, non mi piace. Burro. Fiocca. Fiocca. Però è buono, però. Si sente troppo questo gusto chimico di troppo forte. Vaniglia. Forse si sente pure un po' di sale. Non so se hai sentito pure tu. No, comunque non mi piacciono a me. A me questa sensazione. Riesco a capire, però. 3. No, 4. No, proprio per... Come troppo... Però riesco a capire. Riesco a capire il senso. Perché non è biscotto gusto. No. Come se si sentisse quel retrogusto burroso. Ma sai, no, burro. È il tipo chimico, questo aroma chimico. Che ci sta qua dentro un biscotto? Penso sia la crema. Vabbè. Ok, no, non ci è piaciuto tanto. Andiamo avanti. Questi, che io pensavo fossero marshmallow. No, no, sono dei mini donuts. Marchio Mrs. Freshly's. Ok. Mini donuts powdered sugar. Quindi zucchero a velo.
pancia. Duro come... No, no, è morbido. Morbido. Ok. Provo giusto un pezzo. Mangiato già? No. No, ok. Limone. Buonissimo. È umido. Cioè... Wow. No, a me non piace tanto. Non ti piace? Questo gusto così no. Di vista posso dirlo, però questo non so se cioè è morbido, è umido, è però l'impasto come sapore non al 100%, un po' sembra crema classica, no, no, sembra la ciambella del McDonald's, ma la rosa che è un po' c'ha quel retrogusto, quello è il donuts, quello è il sapore. C'ha quel retrogusto. Guarda, però è buona. Per essere un prodotto confezionato posso dire che è morbido, molto buono. Buono, è morbido. Mi piace. Sinceramente. Ma quello d'oro, però quel sapore è un po' agrumato, un po'. Sì, si sente agrumato. Come quella lì. Ok. Però ci sta per essere comunque un prodotto confezionato. A me è piaciuto molto. A me personalmente queste cose già non è che ci vado proprio. Quindi per me 5. Io ho dato il voto. No, no, per me pure un 7,5. Ok. Prendiamo la bevanda. Fanta gusto pesca. Sono curiosa. Eccola qui. Io sono l'addetta. Di pulizia. E dopo sì. Non mi piace a me questo odore. Stavo scherzando, sembra lo spritz. Ma... sembrano tipo quelle caramelline. A me pare sembra... Non so che mi sembra... No, pesca bianca. No, perché la pesca bianca e la pesca quella lì normale, che non mi ricordo il nome specifico, hanno due gusti completamente diversi. Ecco, questa è pesca bianca. È frizzante, però io non sento il sapore dell'aranciata, io sento solo la pesca. Ah, Fanta. No, io pure io sento solo la pesca. Io sento il frizzante della bevanda, sì, e la pesca. Allora, c'è anche da dire che è stata tipo un'ora in frigo. Quindi, se fosse stata... Peach Flavored Soda. Quindi non è fan, cioè non ci azzecca proprio l'aranciata. È il marchio del Fanta, marchio, sì. Ok. Dicevo sinceramente io. Mi piace. No, è buona, è buona. Questa è molto più fredda, però molto buona. Buona. La soda, la pesca. Buono, buono. Piaciuto. Voto? Voto 8. Bravo, io stavo per dire la stessa cosa. Ok, ultimo prodottino dolce e poi passiamo al salato. Non vedevo l'ora. Un po' nascosto. Ah, dolce! Pensavo fosse salato, no! Allora, eccolo. Questa pure abbiamo grandi aspettative. Questa è classica, ma oddio, non l'abbiamo mai provata. Una cosa ci ha un po' deluso, ma che voi poi vedrete più cookies avanti. Cookies and cream. Vediamo un po'. Ma li spezzo così. Guardate qui, è strapina. E ti fa il quadratino. Biscotto. Però ha un gusto diverso. Questo biscotto. Ma si sente la barretta di vea. Si sente la crema. No, no. Non è anche... Si sente però la crema. Preferisco di più la barretta. Questa cosa mi ha ricordato un po'. Te li ricordi? Le donuts dell'Ocean. Gusto. Oh. Così in No! Com'era? Gustorio. Gustorio. Ci somiglia molto. Davvero. Buona, eh? Buona, buona. Che ricordi un po' di malinconia dell'Ocean. Sì, io gli darei anche un bel 8,5-9. Pure per me, 8,5. Sì. Buona. Veramente buona. Ok, adesso puoi prendere il salato. Finalmente.
Cheetos crunchy. Questo formaggio non ricordo se già lo ma sicuramente però che fai, rinunci al salato? No, non ce l'abbiamo provato. Non lo apro. C'è il dato. Però è molto forte il formaggio, eh. Con pesantite. Però le Cheetos sono le Cheetos. Noi abbiamo provato questo formaggio. Questo sembra tipo Emmental. Però 9 8 io 8 8 e mezzo. Ok, anche questo video assaggio è concluso. Noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.